L'Aquila Vasto Girardi 1-0, al termine abbiamo in sala stampa Giancarli, il direttore sportivo Moreno Sacchetti. Prego i colleghi della stampa, chi vuole iniziare? Angelo Liberatore, la QTV, prego. Mister, innanzitutto mi presento, non c'ero alla presentazione ufficiale. Oggi la prima partita da direttore sportivo dell'Aquila, che sensazioni ha avuto? E poi ottimo impatto del nuovo acquisto Giulio Dori, mi volevo focalizzare su quello. Sì, è stata sensazione positive, la squadra ha fornito un'ottima prestazione, soprattutto nel primo tempo, poi sono state diverse occasioni mancate, magari il risultato poteva essere anche un pochettino più largo. Okay? Poi nel secondo tempo si è sofferto un po', però si è visto l'atteggiamento giusto, i ragazzi sono stati encomiabili. Certo, quando si hanno così tante occasioni è importante poi chiudere la partita perché poi a volte la legge del calcio ti può punire. Oggi diciamo che comunque sia ci è andata bene alla fine. Quindi sono 3 punti fondamentali e niente, andiamo avanti. Tania Cantagalli, TV6, prego. In questi primi giorni di lavoro effettivamente sul campo, che squadra hai visto? Che squadra hai visto? Che squadra hai trovato? Ha trovato certo, dopo la sconfitta di San Benedetto l'umore di certo non era dei migliori, però ho visto i ragazzi in settimana allenarsi con professionalità, con serietà, con abnegazione. E poi io dico sempre che la partita, il risultato della domenica è frutto del lavoro che si fa durante la settimana e i ragazzi a questo punto di vista hanno risposto a piene voti. Di nuovo Liberatore, prego. Direttore, adesso si guarderà anche al mercato, c'è già qualche idea? E poi volevo chiedere una cosa riguardo la partenza, la rescissione di Galesio, insomma un po' di chiarezza sulla situazione. Sì, con il ragazzo Luis ci siamo fatti una chiacchierata in settimana. Gli ho spiegato che lui rientrava al 100% nel progetto tecnico dell'Aquila. Il ragazzo poi ha espresso questa volontà di voler andare via, quindi di comune accordo con la società, con la proprietà e con l'allenatore abbiamo deciso di non convocarlo e di farlo tornare a casa. Martedì arriverà un nuovo attaccante, sicuramente, insieme a lui arriveranno altri giocatori, probabilmente ne arriveranno 3 o 4, di cui qualche giovane e qualche over, vediamo. Però sicuramente martedì arriverà qualcuno. Prego, Cinque. i discorsi di mercato per quanto riguarda, non so, io vedendo la distinta, molto la pace Terracino, Battistoni, c'entrano anche per loro i discorsi di mercato. Ma oggi il discorso di mercato in uscita, no, vediamo. Parleremo in settimana, ci faremo delle chiacchierate e vediamo. In entrata sicuro ti posso dire che martedì arriverà qualcuno. Stefano Castellani mi pare stesse aggiungendo qualcosa. No, Anticipato la collega. Ok, ci siamo quindi? Benissimo, allora possiamo ringraziare il direttore. grazie, grazie Grazie. a voi.